che rientra a Pueblo. Tre in diagonale all'imbocco della prima curva, prima del Sile, attaccata da Onyx Match. E così i cavalli affrontano la prima curva, prima del Sile, respinge Onyx Match, si ritrae in terza posizione anche Oliver Barr. Quando si va dopo 400 metri. Davanti alle tribune sposta nuovamente Onyx Match che chiede strada prima del Sile. Quando si va al passaggio dei primi 600 metri sfonda Onyx Match, che però non riesce ancora a convergere alla corda. Lo fa all'imbocco della seconda curva. Più arretrato Oliver Barra, a largo Kemeri e Pueblo, poi Muster. Si va a metà della seconda curva, 15-1 in piegata. Onyx Match è prima del Sile, poi Oliver Barra che prova a ricucire parte del gap avendo a destra Ok Mary. Il chilometro lanciato da Onyx Match che viaggia con due lunghezze di margine, 30,5 e 400 intermedi. Dal palo sino a metà retto opposta e a 500 dalla conclusione in vantaggio Onyx Match. Nei confronti di prima del Sile Ok Mary, poi Oliver Barra 14,6 di là. Metà della curva finale con Onyx Match in evidenza, Ok Mary che con coraggio affianca prima del Sile quando si entra in retta d'arrivo. Onyx Match per fatti propri, Ok Mary sopravanza prima del Sile, poi a largo piuma leggera spin nel tratto conclusivo. Onyx Match che porta a casa il successo, mentre per il secondo un'ottima Ok Mary prevale su piuma leggera spin che forse batte prima del Sile e contiene la Vino d'Anzola. 30 da arrivare, 15-3 l'ultimo chilometro, non abbiamo il riferimento totale, ma la vittoria netta del numero 6, Onyx Match, Roberto Paladini, alla guida e alla proprietà, il training di Ciro Sibilla, al secondo posto il numero 8, Kemeri, che ha costruito per corsie esterne. Mentre per quanto riguarda il terzo, il numero 3, piuma leggera spin, è avanti al resto della compagnia, pertanto 6-8-3 l'arrivo della prima.